Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo in diretta da Milano con Enrico Brignano, è romano ma non è colpa sua. Siamo in tanti, e mica se so da solo, quindi se ci volete far fuori tutti quanti ci vuole il tempo suo. Ma figurati, no, nel senso, noi vi amiamo. Sì, mica tutti, capirà, qui al nord c'è una rietta, però insomma basta coprirsi bene. Ecco. Beh, però tu non sei, tu sei un divo, nessuno ti farà pesare, sì? No, perché, ma poi non credo che nemmeno, cioè, non credo ci sia quest'aria. Ma no, oddio. Ma no, sono tutti, no. Ognuno fa ruolo su, sono tutte bugie. Poi alla fine... E voi quando l'avete letta quella cosa del sono porci questi romani? Ma ci viene a dire, perché io quella cosa la dicevo quando avevo 10 anni e mi davano le pizze sul collo. Allora, perché mi ricordo, pim, così, allora ho detto come mai non è arrivata la pizza sul collo. Poi ho visto chi c'era vicino e ho capito. Poi hanno mangiato la pagliata, la polenta. Sì, alla fine finisce sempre a tarallucci e vino. Quindi così, che non c'erano i tarallucci, non c'era il vino, c'era la pagliata. C'era la pagliata e la polenta, credo, come simboli delle due culture. Ecco, quindi finisce sempre a mangiare. E vedi che lì stiamo. La politica è a tavola. Comunque la cosa delle cotolette io non ci credo, tu l'hai inventata per quella delle 80 cotolette. Quelle, le fettine panate erano quelle, diciamo, era un po' è un po' il pasto quasi da combattimento, che la fettina panata dove la metti sta. La puoi comprimere, ci puoi mettere sopra i cocomeri, quella come è fatta così. Però sei dimagrito. Sono dimagrito, sì. Hai fatto una dieta per... Ho fatto una dieta, un Ramadan praticamente, sto dietologo l'ammasserei. Per il teatro. Per il teatro, capito? Sono dimagrito e... Dai, diciamolo che il 24 a Roma inizi... Diciamolo, il Rugantino. No. Iniziamo questo Rugantino. No, senza fare il tono promozionale però. No, facciamo questo Rugantino qua che... Capisci? Cioè, abbiamo più... No, ma questo va a macchia così, ma ti emozioni? Mi emoziona, perché ancora non siamo andati in scena, siamo alle prove generali, queste sono alcune foto rubate alle prove e quindi... Però il Rugantino, scusami, è come dice il nome, un arrogante. Beh, viene da Ruganza, quindi era da arroganza. E quindi è un arrogante, è una sorta di... Se ci abbassate il volume, sennò non ci sentiamo, grazie. Voglio forse che balliamo. No, io sono negata, però tu forse potresti cantare. Beh, sì, ma non adesso. Insomma. No, un pezzetto. No, ma perché poi abbiamo parlato delle fettine panate, si confonderebbe tutto. Anche perché in quell'epoca a Roma non si mangiava molto. Di che anni stiamo parlando? 1830 è l'epoca giusta, però tra il 1800-1815, insomma, sono morte parecchie persone per fame, col papare, il papa che altro era re, che altro fettine, fettine panate, era un mondo molto chiuso e morirono in pochi anni 40.000 persone circa per fame e per problematiche legate all'igiene, insomma. Roma, che all'epoca già dei re aveva la fognatura, che non c'ha avuto nessuna civiltà in quel momento. Non sei orgoglioso di essere romano tu, no? No, io no, se potessi avere qualcuno vestito di verde, ma tendenzialmente anche Milano si chiamava Mediolanum, era un avamposto romano, quindi tutti veniamo dallo stesso ceppo. L'ultima volta che ci siamo visti hai studiato tantissimo. Ma che scherzi, io c'avevo 6 meno meno a storia, non mica davvero, che 6 meno meno lo devi far maturare. Che studi? Comunque Rugantino è un grande Rugantino. Personaggio che hanno interpretato tutti più grandi, dal tuo maestro Proietti. No, non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Lui sarebbe stato... Secondo me un bravissimo Mastro Titta. E chi è che? Con chi lo confondo? L'ha fatto Manfredi. Scusa, l'ha Manfredi. Fatto Manfredi nel 62, poi l'ha fatto Montesano nel 88. E tu come ti sei preparato per diventare molto arrogante? Poi aspetta, lo devo dire, perché altrimenti poi l'ha fatto Mastandrea e poi l'ha fatto Valerio Mastandrea con la Ferilli. E Michele La Ginestra con la Ferilli, e poi è andato anche in tournée. Ma l'ha fatto anche Toni Ucci, l'ha fatto anche Celentano. Pensa. Quindi dico, se l'ha fatto Celentano, lo possono fare tutti. Ma mica tanto. E noi facciamo così, facciamo Romano così. Romano fa la stupida, non lo so come, capito com'è. Per carità di Dio, è come se io facessi Colombina, sarebbe, non si può fare. Però l'ha fatto e è stato un film anche molto divertente, ma perché è la storia, è una storia perfetta. È sangue arena, è una storia... Rugantino deve sedurre Rosetta.
Così la banalizzo, la butto un po'. Deve sedurre Rosetta, dovrebbe sedurre Rosetta. Vorrebbe. Poi ci riesce solo con un atto, cioè solo con l'inganno, perché in effetti finge di avere, meglio fa credere agli altri di aver ucciso per amore, ha ucciso suo marito di cui se lei non è affatto innamorata e per questo diventa un eroe popolare. Lui che è l'antieroe per eccellenza, insomma. E quindi per questo motivo, solo per sentirsi dire di essere l'angelo de Castello. Chi so io per te? Tu per me sei l'angelo de Castello. Per questo c'è more. E allora Alboia dice, so pronto. E quindi adesso io che sto facendo le prove con tutti gli attori che sono straordinari perché mi sopportano, devo dire, insomma, prendo a prestito questi momenti televisivi per dire grazie a tutti quanti, ma soprattutto ai protagonisti che chiedo loro molto, perché la messa in scena la faccio io, la regia è quella classica, perché ormai è un cult. Brignano, mi sei diventato pure tu un attore impegnato. No, cioè, io dicevo, adesso invito Brignano che un po' sbragare. Mi rilasso, si ride, me no? Pure sbragare. Tu, no, la mia però, messa in scena, ho capito, parliamo di Rugantino. Cose. Rugantino poi alla fine muore. Ma non lo diciamo, togli la sorpresa, se sa. Lega, sera, lo sanno tutti. Dice che è morto, no, c'ha la febbre, capito? È quello, ormai si sa. Ma no, parliamo un po' di tutto quello che non vi ho detto a Ostia Antica. Ah, questo, guarda, io l'ho portato perché so che insomma alla 7... Ci tenevo. Sì, alla 7 i guadagni sono un po' ridotti, quindi questo te lo regalo, è callo proprio, e quello lo devi far freddare. È appena uscito il libro e DVD, lo devi far freddare perché questo, come la vendetta, va consumato freddo. Uscirà, queste sono le prime copie, le prime e l'ultime, allora, uscirà dall'11 in poi. Ti confesso che l'ho già sfogliato. Fatto? No, perché ce l'avevo uno. Conoscenze pure voi. No, è tutta una cosa di sesso torbido. Pure tu mi sono detto pure... Sesso torbido? Sì, racconti di donne che amano essere prese a male parole durante l'amplesso. Ah, sì, beh, quello si sa. Come si sa? Beh, a Piperno, io invitiamo Brignano con l'emurismo pulito. Chi c'era prima? Alessandro Piperno sì. ha detto della masturbazione. Che lui è è cintura nera. Dico, qui sì, c'è un attimo in cui si parla, perché ormai fare sesso classico così è pure noioso. Allora, o si va dai toys, quelli sexy toys, i giocattoli, quelli se va subito roba pesante, oppure se vuoi spendere meno, tattizi, non so se tarazzi, se ti arazzi dicendoti... Le male parole, cioè che te sdrumo, sì, di più, fammi tua, di più, così, di più, ah, così, te sto a far male, no, dimmi le parole, tirchia, buciarda. Perché certe parole non le puoi nemmeno dire, che poi quella è tua moglie che gli va di brutta l'animaccia, a te tre quarti dalla palazzina tua, a te chi te veste la mattina, ma va a morire ammazzata, era tanto tempo che te lo volevo dire, mamma proprio, ma mo telefona a tua madre, manna e te ne va via arrabbiata. Allora recuperi e fai, gira, sì, mettete, allarga, stringi, attaccati, ecco, così, sì, però, ecco, bravo, però tieniti, non tarza, rimani di più, quello, non è che a saperlo prima, quindi si parla in questo modo di queste cose, insomma. Ti leggo un paio di righe. Ma tu c'hai sesso, sesso, sesso. Dice una statistica che ogni uomo pensa al sesso ogni par di minuti e una donna ogni 53 secondi. Sì, io non l'avevo mai sentita. Sì, questo è un amico mio che fa queste statistiche. Ah, ecco. C'è un amico mio che fa queste statistiche, infatti se muore di fame. E fa queste statistiche. Se l'uomo par che pensi all'amore ogni 2 minuti, la donna ogni 53 secondi. Però lo nasconde bene. Tant'è vero che, ad esempio, l'eccitazione di un uomo è inconfondibile, non la puoi nascondere, specialmente al mare. Io mi ricordo, anzi adesso col boxer al mare, il boxer è quello lungo, col boxer il pantalone. Va meglio o peggio? Va meglio, te lo perdi, però non si vede, nel senso che
prima col costumino, sai, il lo costumino, spido. Lo spido quello là, e una volta che eri eccitato o te tuffavi al mare, pure a dicembre, magari ti dovevi tuffare perché, per non far vedere, oppure ti giravi a pancia in giù, davi dei colpi alla sabbia per fare una nicchia, diciamo, un porta un po', e stavi di pancia anche in, perché magari vicino c'era la ragazza col bikini e faceva la disinvolta, te ti piava una botta di sangue, e quindi o andavi via da sdegnato. Solo sdegnato, facevi 73 chilometri sul bagnasciuga e portavi il cocco magari per aiutare delle persone, per far freddare gli animi, oppure ti attrezzavi, insomma. Ecco, altra tecnica per esempio era quella di prendere l'asciugamano, far finta che c'avevi il costume bagnato e te lo giravi 7-8 volte, sembravi una sorta di faraone. Quindi un problema di Acilia, reale, era un problema reale. Porca pupazza, io c'avevo l'ormone, con la baionetta da ragazzino, altro che Aronne Piperno, lì Alessandro Piperno. E... Ma sai che a proposito di Alessandro Piperno, tu dici nel libro una cosa simile a quella che ha detto lui prima, cioè la cosa più bella per un uomo non è fare sesso, ma immaginare di fare sesso. È la cosa più bella. L'ha detto perché Piperno. Fare sesso poi ti metti lì, a parte che lo fai sempre a stomaco pieno, perché di solito quando inviti una ragazza, prima andiamo a cena, una cosa e un'altra, bevi questo, quindi a stomaco pieno proprio te viene, poi ti sdrai, ti viene tutto alla gola, però conviene invece organizzarsi prima. Allora dici, ciao, come ti chiami? Cosa. Allora, trombiamo e poi andiamo a cena? In modo tale abbiamo più fame, perché se no, anche perché lei, per mantenere questo garbo da first lady, tu dici, vuoi una pizza? No, sono un po' a dieta. Come un po' a dieta? Un boccone sì, un boccone no, che vuol dire? O ci stai a dieta o non ci stai? No, casomai assaggio dal tuo. E tu c'hai, cioè, la pizza e lei si mangia, oh, buona, me ne dai un altro pezzettino e se ne mangia a metà. Poi tu... dici, beh, a me non mi basta, che mi porta un'altra pizza? Madonna, quanto mangi! Ta sei mangiata tutta te! E allora poi, quando ti metti lì a fare all'amore, dopo, insomma, dopo, capito, lì te... Ecco perché tirchi, adesso capisco, poi... quelle... No, no, niente, erano delle associazioni mie assurde, però mi sta colpendo molto questa... Cosa? Questa cosa che hai scritto la stessa cosa, cioè, insomma, Alessandro Piperno è uno dei più grandi scrittori contemporanei, adesso non per nulla togliere Enrico Brignano, ma siete arrivati alla stessa conclusione. Io però con meno pagine... perché questo è un libricino che ha 24 pagine, no, nel senso che chiaramente quello è un romanzo, il mio è un romanzo, cioè non lo so che cos'è. Beh, è un testo comico, una raccolta differenziata, però, come perché tu ci tengo molto a tenere un po'. Sono rimasta colpita da questo tuo questa tua apertura al sesso. Ma l'apertura al sesso, sai, oggi dobbiamo essere un po' meno chiusi al sesso, a parte che dal momento che Giovanni, il Papa precedente, il Papa polacco, aveva sdoganato la masturbazione, non era più peccato, quindi già se siamo levati una salvata. Questo è un altro tema di Piperno. Questo è un altro tema di Piperno. Dal momento che è stato Piperno, ma io non lo conoscevo, poi certo perso tutti i capelli, non so se dipende da quello, perché io se è così dico, guarda, non è. Anche però, tu sei della Lazio, no? So della Lazio. Anche lui. Però questo non è che significa, cioè c'è assonanza, nel senso che il sesso parlato è sicuramente molto più gioviale, più divertente. Farlo con una muta come lo poteva fare mia nonna, e invece scatenarsi, apri la finestra, è più figo. Cioè. Ma dici per tutti, dici? Ma sì, alla fine è liberatorio. Cioè, è liberatorio perché te sfoghi ed è un segreto, perché ti dici delle cose in quel momento lì che solo i vicini lo sanno, non è che lo sanno in tanti, insomma. Per cui credo che, insomma, dobbiamo dargli un'alleggerita a certe cose sessuali, dobbiamo dare. Anche perché poi le perversioni si scatenano da questo, cioè un certo contenimento troppo eccessivo del sesso, e poi dopo ci sono quelli che fanno l'amore in maniera che uno dice, ma figlio di Dio, ma come se devono vestire per forza di pelle, tutti infasciati. L'hai visto il video di Ruby Rubacuori, quello sadomaso
Non l'hai visto? No, non ho avuto tempo adesso, però se tu, per carità, se me lo consigli, io mi dici. No, l'ho visto ieri sera ad Anno Zero, credo che sia sul sito di Libero, sai Ruby la ragazza? Sì, la ragazza madre. No, quella è un'altra, quella è Nadia. La ragazza padre, allora. No, no, è quella ragazza marocchina. Marocchina, quella dei servizi segreti, stai zitto, la cosa la chiamo io, lascia fa, quella si è una botta, una tacca, qui non ci scappa niente, chi respira, basta che respirano. Quella è lì, ho capito, sì, quella è in te. E c'era questo video in cui lei, no, niente di hard, però in una discoteca faceva una parte così un po' appunto... Faceva una partaccia, diciamo. No, no, sado, lesbo, insomma le sai tu queste cose. Io so, io che perché, perché vado per la... Però no. Solo che era minorenne, però per poi, esempio una vabbè. Cosa che adesso io se dovessi... Qual è la telecamera? Tutte quelle che fanno sado, maso, lesbo... Trasbo quelle cose lì con la pelle, tocca starci attenti perché la pelle, a parte che dovete metti appicci e vabbè. Però se fai per esempio la lap dance, mai slip de pelle perché ti si infoga. Ma come fai a sapere queste cose? Me l'hanno detto un amico mio, sempre quello delle statistiche, mi ha detto che se fai su e giù con la pelle c'è il rischio che paustioni di secondo grado, è un macello, non le ripi, cioè, senti dopo un po' una puzza di pollo bruciato, è un macello, è un macello. Senti, visto che siamo in tema di Ruby, io mi sono ricordata di un tuo film, quello di Natale ai Caraibi, dove anche, ancora una volta Brignano supera l'attualità, perché tu hai visto la Gabanelli l'altro giorno, la puntata su Antigua, la casa di Berlusconi. E tu, se ne parlava. No, avevate già fatto tutto voi. Ma quelli dicevano, qui viene sempre Berlusconi. Cioè, i Vanzina proprio precedono sempre la sì, realtà. Sì, loro, Carlo ed Enrico, sì, tant'è vero che in quel film c'era anche il sosia di Berlusconi, quindi pensavo... Ce l'ho, te lo faccio vedere. Perfetto. Stiamo sul pezzo. Stiamo al pezzo. Gentile signor Santucci, le confermiamo di aver ricevuto il suo bonifico e il biglietto prepagato per la nostra ragazza. Ah, ecco, questi sono i famosi kiwi di Lugano. Esattamente, ma tempi c'è, non chiedere, vai avanti, leggi. Come da accordi, la ragazza arriverà ad Antigua lunedì pomeriggio e sarà a sua disposizione per 48 ore all inclusive. Distinti saluti, International VIP Escort Service. Bravissimo, non ho sentito niente. Grazie. E cosa le devo? No, ma per carità. Aspetti, forse un modo per sdebitarsi c'è. Come dice? Mio marito è un fenomeno e ossaccio, se no che me lo sposava a fare. Ah, ha bisogno di lui ancora per un'altra settimana ad Antigua. E che problema c'è? No, presidente, lei se lo può tenere quando vuole lei. Una settimana, due, tre, quattro. Grazie mille, a risentirci. E vai, tre settimane di luna di miele. C'era già tutto, ma questa è Adele incredibile però. Ma cioè, loro su questo sono sempre stati molto avanti. Ci sono le escort, c'è la telefonata, la mamma, perché no, ma pure qui c'è una telefonata, senti mamma ti passo, cioè... Tu ad Antigua ci sei stato veramente? Sono stato con Maurizio Mattioli, sì, abbiamo girato. Che poi tra le altre cose Maurizio Mattioli è Mastro Titta il Rugantino, quindi insomma... Tu settiamo? Ormai è parecchio tempo che lavoriamo insieme. E... Ma l'hai vista la casa di Berlusconi? No, credo, credo sia inaccessibile ai comuni. Ma com'è mortali. Antigua? Antigua è un'isola, non è Ponza, è un po' più grossa. È una punzona, diciamo. Si guida al contrario, cioè all'inglese. Però per esempio hanno una specie di musica reggae che non è i Caraibi come immaginiamo all'ispanica maniera che dalla mattina sono già allegri lì c'hanno tutti il muso che uno dice Madonna Santa è meglio il tibuttino terzo se dovete stare così. Ah, quindi non ti è tanto piaciuta Antigua? No, certo, un mare fantastico mica è Focene però clima un po' da ricchi insomma un po'. Nemmeno tanto, è che arrivano anche le navi da crociera, quindi ci sono, come in tutte le isole, delle zone che sono destinate solo a chi ha un 740 ad un certo tipo e gli altri stanno tutti, capito, dentro le cuccette. Però noi eravamo andati a girare un film che ci fregava, nel senso che dovevamo tornare a casa e quindi Antigua è un bel pensiero.
per essere andati a girare un film dall'altra parte del mondo. Ma ci hai pensato quando hai sentito, perché è successo un bel casino con la trasmissione Report, le case antiche, poi adesso insomma i casini ma sai, si superano, i casini, infatti. È che uno scandalo toglie l'altro, è così, un po' come la nota in carti con la scala 40, se non cali prima paghi 100, quello è il fatto. E tu, Che? Non so, sei abituato, che dici? A che cosa? A questo clima di scandalo toglie scandalo, come la pensi? Che si dice a Roma? Che qua noi a Milano, sai, a volte siamo un po' giudicanti. Ma a Roma, purtroppo a Roma siamo molto più tolleranti di voi, perché siamo abituati a tollerare. Perché in definitiva, quando si dice Roma ladrona, oppure Roma ha il potere, di che? Noi abbiamo il potere manco da andare al centro storico. Ormai la nostra città è vissuta da altri che vengono eletti al paese loro e poi vengono a Roma a fare i padroni. Si prendono appartamenti dell'ente, a sera vanno in discoteca, magari qualcuno pippa pure un po' di cocaina. Quindi a che cosa? Noi a queste cose ormai siamo purtroppo avvezzi. Anzi, dobbiamo vivere in una città invivibile molto spesso. Per cui... un intemerato attacco di Enrico Brignano questa sera proprio. Ma no, ma figurati. Ma gliel'hai cantate. Figurati, è così, ma se sa, insomma. Alla fine l'importante è tentare almeno di avere un po' di dignità. E molto spesso alcuni perdono di dignità. Questo un po' mi dispiace. E quindi passano alla gogna mediatica. Io invece, facendo Rugantino, ho proprio la berlina che era la gogna per eccellenza. Sai, noi romani viviamo in una città di cui non conosciamo quasi nulla. Roma è sempre stata abituata a essere maltrattata, vituperata, una città abituata anche alla morte. A Roma non si vive molto spesso, ci si muore. Prima, sai, noi avevamo la pena di morte, siamo stati gli ultimi a toglierla. Avevamo poi la ghigliottina, l'unica innovazione rivoluzionaria che è rimasta a Roma. I francesi si sono presi la Gioconda e ci hanno lasciato la ghigliottina. E quindi una città dove dire l'immortacci tua è quasi un complimento. Anzi, è proprio un complimento. Se uno compra una cosa nuova, una bella moto, e la fa vedere agli amici, l'amico, quello più amico, gli dice l'immortacci tua, che bella. Anzi, ed è proprio un complimento. Sì, mortacci, se è bellissima, tacci tua e di tuo nonno, proprio per andare a cercare anche nel parentato, anche non far presente agli avi di questo bell'acquisto. Anzi, degli avi morti non si prende tutto il corpo, si scelgono i migliori, quindi lì meglio mortacci tua e di tuo nonno, e di tutto il corpo si sceglie solo l'anima, quindi all'anima degli meglio mortacci tua e di tuo nonno, proprio per completare questa, quindi un po' come prima col maiale, no? Esatto. Quindi tendenzialmente è una città chiaramente tollerante. Molto spesso ci sono, la cronaca ci porta insomma a sentire fatti di abbastanza incresciosi, dove una città invece sta perdendo la tolleranza. Guai a una città come Roma, una città comunque mitteleuropea che conta 5 milioni e mezzo di abitanti, quasi 6, adesso con i nuovi palazzinari che si stanno a prendere tutte le terre intorno, arriviamo 6, 7, mo fra un po' Roma-Napoli non c'è manco più il treno. Tra un po' si candida, sì, Brignano, ho capito che è un attimo. Però ecco, insomma, attimo. Se volete venire a Roma c'è, vi ospitiamo. Ma è vero che tu sai fare i dialetti anche, non so, il Veneto, so dicerie. In Brignano con la O, fai quel pezzo... tutto l'arco alpino ti ho sentito. Mi togli la curiosità di sentirti parlare. Anzi, adesso col fatto che siamo a festeggiare 150 anni dell'Unione d'Italia, l'unità d'Italia, questa Italia che sembra mai unirsi, no? Anzi, la stiamo tentando di dividere, chi vuole la cosa. Ti sento polemico nei confronti della Lega. Ma poi la Padania. Ma se tu la metti sul tom-tom, non te ce porta. Quello ti dice, hai sbagliato. Ma dove sta sta Padania? Ma pianura Padania. Ma la pianura Padania. Se tu scrivi la pianura Padania, non te la dà. Sai che sbagliato. Ho provato a chiedere i confini a Renzo Bossi, che è venuto alla prima puntata, il figlio di Umberto Bossi, e gli ho chiesto, ma i confini della Padania quali sono? E lui arrivava quasi fino a Roma. Ma in geografia quanto c'aveva? Perché bisogna vedere, perché quello magari ha preso un 4 e mezzo.
Per carità, ognuno... Tu scherzi, ma l'Emilia Romagna si sta molto avvicinando alla Lega, quindi sì, evidentemente... Ma evidentemente è un malcontento generale, allora se vuole essere una spinta, una sorta di volano, ben venga, è una parte rivoluzionaria, a me piacciono coloro i quali che magari sono all'avanguardia e vogliono cambiare il destino. Un'ave, un padre, un gloria non può cambiare la storia, questo lo diceva Gigi Magni, se sa. Ma tendenzialmente poi a tutto c'è un limite, insomma. Vedi, bruciare insomma, il Veneto tricolore. Non me lo puoi fare. Il Veneto parla tutti così, tutti parlano così, allora, mamma mia, mi gon camisa, tu ti avevi anche fatto che pensi mica, allora, mamma, e ciò, e bunde qua, bunde là, cambia una cosa, e allora, maga figa, dico, sono mano di nervole, di pure, mamma mia. Me l'avevano detto che eri bravo, te lo volevo sentir fare. C'era anche un bergamasco però lì dentro. Qui c'è perché poi noi tendenzialmente... Noi romani poi siamo molto più avvezzi, noi romani, insomma, la maggior parte delle volte riconosciamo molto più i dialetti del sud che quelli del nord. Alcuni dialetti del nord sono molto ermetici, perché molto spesso paesi del nord alcuni non parlano. Io ho mai sentito un vacanza, un bergamasco che urlava, ho mai sempre sentito qualche romano in napoletano, voglio la mossa soda, sentivo un bergamasco, non ho mai sentito, perché i bergamaschi o parlano di lavoro o stanno zitti. Allora tendenzialmente quando vanno in vacanza, ma mi sa manco ci vanno in vacanza, beh, un'idea, per carità, posso pure sbagliare, è un'idea mia. Però fammi qualche altra domanda. No, beh, a questo punto, cioè, guarda, sarei... Ma no, ma tu mi togli la voglia di leggere, perché ti guardo e mi diverto. Se vuoi, stasera non ho ancora fatto a nessuno le pistole alla tempia, le faccio a te, la sai, no? Quel giochino un po' scemetto così, che tu devi rispondere molto veloce, anche se sono scemenze uno o l'altro, vabbè, te lo ricordi, se no? Basta che sia un galera. No, guardavo se avevo ancora tempo, no. Allora, a Sharm el Sheikh con Renzo Bossi o con Niki Vendola? Veloce. Da solo no. No, perché non è che c'è... Vedi che non stai al gioco. No, con Renzo Bossi, dai, perché me voglio divertire. Dai, con Renzo Bossi, datemi Renzo Bossi, dai, che me voglio divertire. Te faccio durisà. Ma perché proprio a Sharm el Sheikh, nel deserto? Ah, va bene, tanto lui è abituato al freddo, io sono abituato al caldo, certi giorni a Roma. Ah, vabbè, prego, andiamo. Piatto di bucatini con Elisabetta Tulliani o con Veronica Lario? Con Veronica Lario. Madonna, che gli chiederei, ma starei lì a ascoltare come un pazzo, no, ma non mi di, ma pure quello, no, ma... Brignano nel 2050, seppellito accanto ad Alberto Sordi o a Nino Manfredi? No, questa è la madre. No, non perché io, perché forse non merito di stare né vicino all'uno né vicino all'altro, però se potessi averli uno accanto all'altro anche subito. Brignano, politologo, cade il governo sì o no? Ma no. A Sanremo? Non gli conviene. Ma sai che... Troppi impicci, troppe telefonate. Domani ti chiederanno di scrivere dei fondi su Repubblica, secondo me. Come diceva mio nonno, il più pulito c'ha la rogna, questo detto non è mai finito. Non è mai finito. L'ultima siamo domanda. Stati tutta l'estate a parlare di una cucina. Siamo stati tutta l'estate a parlare se la cucina l'aveva comprata per Monte Carlo. La Scavolini. La Scavolini, la più amata dai monegaschi. quello che ha fatto si è licenziato per poter dire la verità su una cucina. Ma chi si licenzia questi tempi? Ah, scemo. Ma ti hanno pagato per licenziate. Ma chi si licenzia per dire la cosa sulla cucina? Ma per piacere, ma non si licenzia. A me, io sono andato a comprare la cucina, me l'hanno sbagliato, sono andato a quello, ma ripaghi te, quello non mi ha dato manco, non mi ha dato soddisfazione, poi si andava a licenziare. Comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. No, c'era l'ultima, una scemenza, te la dico. A Sanremo tu avresti cantato Bella Ciao o Giovinezza? Bella giovinezza, che avrei è finita così.
Però ricordo, Enrico Brignano, tutto quello che non vi ho detto è un po' hard, però è molto divertente. Ma che, ma non è vero che è hard, se no veramente la gente non è vero, non c'è nemmeno no, che la, non è vero, è ovvio. C'è ovvio. Il regalo, una mutandina di raso, però non è che è no? così. Ma io ti aspetto invece a Roma. Quando? Dal 24 di novembre. Sai che ci sono il 24 di novembre a Roma? È capace Sistina. Che vengo. Vieni, è la prima, vieni a vedere lo spettacolo. Guarda, tu non ci crederai, ma la volta mi che ci sarò. Mi fai le domande anche da lì. Vero? Va bene. Grazie a tutti, grazie. Grazie Enrico Brignano. Grazie, grazie mille. Noi ci vediamo tra poco con Morgan.